mi occupo della storia del governo in Modena e in Romagna per 30 anni, sono 30 anni che studio, che scrivo. Devo dire che di storia romana ne ho conosciute, ne ho incontrate, ma questa storia, se non la drammatica, sicuramente è la più paradossale del centinaio che ho potuto incontrare e studiare nel corso di tanti anni. Nel 1945 il maresciallo Paolo Pinna, il maresciallo dei carabinieri, che comincia l'indagine, sui suoi e già era grado di studiare la zona che descriveva i fatti e indicava le vicende. E nel giro di qualche mese loro avevano partecipato al delitto di direttore italiano, salvo il responsabile maggiore del mandato che negò la sua responsabilità per ammisero che era sapeva che era deciso e più o meno che c'è. Si può dire che la dinamica dell'omicidio possa essere la seguente.